non rubiamo troppo tempo al Presidente e diamo il senso e le ragioni per le quali siamo. Questa è la Camera amministrativa di Bari, come può vedere il Presidente, giovani, anziani e soprattutto molte donne che sono loro che sono molto Presidente, sono come tutte persone che può parlare benissimo di lei, anche benissimo, molto benissimo, perché sono molte 10 anni che non ho fatto nulla per la Regione Puglia e come l'ottimo Vittorio Frigiani ha inserito quella norma, ho delle incompatibilità che sono legittimate, lasciamo ad altri di parlare, ma ne parliamo qui. Però io ne parlo bene, attraverso questo che mi ha detto una giovane, e glielo sintetizzo, poi le darò tutto questo piccolo papino, ma è sbagliato chiamarlo papino, sono i sentimenti ripiegati in una sera di pensiero. Sa cosa dicono i giovani di lei, questa nuova generazione, che i processi di pianificazione, legiferazione e regolamentazione nei vari settori di governo sono stati ispirati a una volontà di definire l'identità ritrovata della nostra terra e quindi di tutelarla a partire dalle valorizzazioni delle sue risorse storiche, paesaggistiche, culturali ed economico-sociali, con uno sguardo focalizzato sui bisogni e le istanze del mondo giovanile, della donna e dei soggetti sociali più fragili e in difficoltà. Non le leggo il resto, ma questo è il punto del pensiero di Bari. Leggendo queste parole, sono parole che spiegano fatti concreti, perché come qualcuno di voi può leggere andando sui mezzi di informazione, quando è stata approvata la legge regionale dal 29 del 2014 sulla violenza di genere, il Presidente ha detto che la violenza sulle donne è un fenomeno devastante che assedia la vita quotidiana e che non si risolve con l'applicazione del codice penale. È un fenomeno che investe la responsabilità del genere maschile, la grammatica delle relazioni, l'effettiva autodeterminazione della donna. Quindi queste parole sono legate a fatti, atti e norme concrete. Le stesse cose potrei dire dell'assessore Barbanente, ci conosciamo da tanti anni. Assieme, vedemmo assieme una volta le prime carte di Punta Perotti, così ci siamo conosciuti. E capendo che cosa stava succedendo. E poi l'ho vista combattere in concreto per tentare sui vari piani regolatori di porre degli argini ad alcune improvvidenze delle amministrazioni locali, con grande forza e grande determinazione. Come dico, lei è veramente un filo di ferro. E la sua logica è quella della trasparenza, e seguite tutto il procedimento del PTTDR, proprio in sintonia, che non è una frase fatta, quel richiamo che c'è nel sito della Regione a una frase di Turati sulla trasparenza, dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la cosa dell'amministrazione, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro. Lei questo lo applica quotidianamente. Per l'assessore di Castro, Lorenzo, anche lui lo conosco da una vita, anche attraverso i suoi funzionari, molti sono vecchi amici della mia antica militanza socialista, e basta ricordare una sola, un suo trend molto sentito e molto vero, le famose 3 E della vita: energia, economia, ecologia. Queste sono le persone che abbiamo con noi stasera. Allora, Presidente, perché l'abbiamo chiamata? L'abbiamo chiamata perché nella Camera amministrativa di Bari i soggetti sanno molto navigare tra il pubblico e il privato. In questa navigazione si sono resi conto che occorre che le norme regionali abbiano anche, non siano una mera elencazione, perché basta andare sul sito e si trovano tutte, ma ci sia anche una cartolarità divisa per settore, divisa per argomento. Si è ipotizzato 15 volumi, non solo cartacei, ma secondo il modello di Wikipedia una sorta di lavoro in progress, dove ci saranno per ogni settore dei comitati che diranno se i suggerimenti che vengono dal basso possono essere recepiti o meno. Ripeto, non è un collage di leggi, no, qui parliamo delle leggi, prima di tutto delle leggi regionali primarie, dopo parliamo delle norme secondarie, regolamenti circolari,
ma soprattutto tutti gli atti generali applicativi e gli atti procedimentali che sono, si potrebbe dire, ma queste non sono norme, sì, ma sono la vita. Cioè questo che si sta pensando non è una campana vuota, ma è qualcosa di pulsante che lega il momento della norma con il momento dell'amministrazione. Ci saranno delle note, su tre tipi di note, una nota che farà sempre riferimento a tutte le volte in cui è intervenuta la Corte Costituzionale, anche di dove ha rigettato la questione per motivi di procedibilità, perché fa capire che il problema permane, sussiste e può essere riproposto in un altro momento. Poi faremo riferimento a tutte le volte in cui la norma si è dovuta adeguare alle direttive o alle normative comunitarie e quindi il suo funzionario di turno non potrà proporre di modificare una norma che invece ha una sua genesi e una sua storia. E ancora in nota evidenzieremo tutte quelle sentenze del Tribunale Amministrativo del Consiglio di Stato, non su tutte le fattispecie, ma semplicemente di dove c'è stata una peculiare interpretazione della norma. Chi coinvolgeremo? Coinvolgeremo i docenti universitari, i vari Lecce, che avranno una direzione scientifica, ma divisa per ogni volume. Coinvolgeremo i signori avvocati, coinvolgeremo soprattutto i giovani come collaboratori anche per settori di materie, e coinvolgeremo i suoi ottimi funzionari regionali, e questo lavoro si pensa diviso in questi, adesso le aggiungerà poi una nota tecnica, diviso in questi 15 comuni, che ripeto sono sia cartacei che ipotizzati in maniera informatica, finito entro dicembre. Sono quelle scommesse che mi piace raccontare, le forze in campo ci sono per andare in unificazione i primi di gennaio, in modo tale che questa sua apertura di storia abbia anche una traccia tangibile a sede del suo. Questa è la nostra posizione della Camera di Presidenza.